Siamo in Russia, nella regione della Cacassia. La diga di Sayano-Shushenskaya si trova sul fiume Inisi, a poco più di mezz'ora d'auto dalla città di Sayanogorsk, fondata il 6 novembre 1975 in connessione con la costruzione della centrale idroelettrica e della fabbrica d'alluminio Rusal Sayansk Aluminium, aperta 10 anni dopo. La diga di Sayano è la più grande centrale idroelettrica della Russia, e per produzione media di energia elettrica anche una delle più grandi al mondo. Il 17 agosto 2009 si è verificato un guasto catastrofico sulla turbina numero 2 dell'impianto, che ha causato la distruzione della sala turbine e la morte di 75 lavoratori. La decisione di costruire la centrale fu presa nel 1960 sulla base della crescente richiesta di energia elettrica delle 4 fonderie di alluminio situate in Siberia. La costruzione è iniziata il 2 aprile 1963 su progetto della Leni Idroprogetto di Leningrado, adesso San Pietroburgo. La prima turbina è entrata in funzione il 18 dicembre 1978 e l'impianto è diventato pienamente operativo nel dicembre 1985. Dal 1993 è passato sotto l'amministrazione della società Rushydro, la più grande azienda di produzione di energia idroelettrica del paese. La diga, ad arco gravità in calcestruzzo, è alta 242 metri. La larghezza del coronamento è pari a 25 metri, mentre la sua lunghezza, tenendo conto degli inserti costieri, è di 1074 metri. In sezione trasversale, la base della diga ha uno spessore di 105,7 metri ed è realizzata sotto forma di 4 pilastri in calcestruzzo spessi circa 27 metri. Per alimentare le turbine sono presenti 10 prese d'acqua che si trasformano in condotte forzate, inoltrandosi prima nel corpo della diga e poi scorrendo lungo il suo paramento di valle fino al locale turbine. Nella parte sinistra della diga sono presenti 11 sfioratori di scarico. Anch'essi, come le condotte forzate, passano attraverso il corpo della diga per poi correre lungo il paramento, con la differenza di non essere intubati ma a cielo aperto. Questi scaricano in una vasca che rallenta la velocità dell'acqua, che a sua volta scarica nel fiume. Per far fronte alle piene primaverili, già nel 2009 era in costruzione un ulteriore scarico a sfioramento, poi terminato nel 2010. La diga ha creato il bacino idrico Sayano-Shushenskaya con capacità totale di 31 km cubi d'acqua e una superficie di 621 km quadrati, quasi 3 volte la superficie del lago Maggiore. L'edificio delle turbine è situato ai piedi dell'imponente muro e il suo impianto fornisce più di un quarto della capacità elettrica di tutte le dighe gestite da Rushydro. Tramite 10 turbine di tipo Francis con generatore in testa, la centrale ha una potenza nominale totale di 6.400 MW e la sua produzione media annua è di 23.500 GWh. Secondo Terna, che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana, nel 2018, quindi un valore pre-lockdown, la totalità delle nostre centrali idroelettriche ha prodotto quell'anno 48.800 GWh. Quindi la diga di Sayano produce quasi la metà di tutte le nostre centrali idroelettriche messe insieme. Ogni coppia di turbina generatore di Sayano sono capaci di produrre 640 MW con una prevalenza nominale di 194 metri d'acqua, a una rotazione di 142,8 giri al minuto. Per rendere l'idea di quanto siano grandi le turbine, vi dico che solo la girante della turbina pesa 156 tonnellate e ha un diametro di 6,25 metri. Al momento dell'incidente, la centrale era operativa e su 10 turbine, 9 erano in funzione, producendo 4.100 MW di potenza. Solo la turbina numero 6 era ferma, in attesa di essere rimessa in linea dopo aver subito una manutenzione periodica. Alle 8.13 del 17 agosto 2009 si è verificato un improvviso cedimento del gruppo turbina generatore numero 2, del peso totale di oltre 1.500 tonnellate, che sotto la spinta dell'acqua si è alzata dalla sua sede per ben 3 metri e ancora in rotazione è andata a impattare contro una colonna di supporto del carroponte, per poi ricadere nel cratere che si era formato sotto di lei.
le pareti a soffitto della sala, nell'area delle turbine numero 2, 3 e 4, crollarono sotto la spinta dell'enorme getto d'acqua che fuoriusciva dal cratere, formatosi dalla potenza distruttiva dell'acqua che arrivava dalla condotta forzata. Fiumi d'acqua inondarono rapidamente la sala macchine, che venne completamente allagata fino all'altezza della balaustra che si trova sotto la vetrata a valle. A causa di ciò si sono verificati cortocircuiti degli avvolgimenti degli idrogeneratori numero 1, 3, 5, 7 e 9, che si danneggiarono a vari livelli. Con l'acqua che scorreva verso le quote più basse, tutte le apparecchiature elettriche e le sottostazioni sono andate in cortocircuito. Tutta l'alimentazione, compresa l'alimentazione di emergenza, è andata persa per l'intera struttura. I trasformatori, che si trovavano proprio dietro il locale turbine, sono stati danneggiati in modo irreversibile e molti sono andati in cortocircuito esplodendo. I sistemi automatici che movimentavano le paratoie del distributore, che potevano arrestare il flusso d'acqua alle turbine, hanno funzionato solo sull'unità numero 5. Le paratoie delle altre unità sono rimaste aperte e l'acqua ha continuato a fluire attraverso le turbine, il che ha portato alla distruzione delle unità numero 7 e 9. Si salvarono con danni minori solamente la turbina numero 6 che era ferma e la turbina numero 10. Al momento dell'incidente, l'ingegnere capo della centrale, Mitrofanov, che era nella sala di controllo centrale, ha ordinato al capoturno Nefiadov di chiudere le paratoie superiori per impedire l'ingresso dell'acqua nelle condotte forzate. Purtroppo, a causa della mancanza di alimentazione elettrica, le paratoie potevano essere chiuse solo manualmente. Così, verso le 8.35, 8 dipendenti del personale operativo hanno raggiunto la zona di comando delle paratoie, del peso di 150 tonnellate ciascuna, e mediante una pompa idraulica, in 25 minuti riuscirono a chiudere la paratoia della turbina numero 2. Entro le 10 riuscirono a chiudere tutte le paratoie, fermando il flusso d'acqua a tutte le turbine. La chiusura delle condotte idriche ha comportato la necessità di aprire le paratoie dello sfioratore, al fine di garantire il passaggio dell'acqua ed evitare la tracimazione del lago da sopra il coronamento. Alle 11.32, una delle due gru a cavalletto sul coronamento della diga fu alimentata da un generatore diesel mobile, arrivato in loco alle 11. Alle 11.50 iniziarono le operazioni di sollevamento delle paratoie e finalmente alle 13.17 tutte le 11 paratoie dello sfioratore erano aperte. Il personale della centrale elettrica, che si trovava nella sala macchine, raccontò di aver sentito un forte botto e una potente colonna d'acqua che usciva dal pavimento. I dipendenti della stazione, che hanno avuto l'opportunità, sono scappati rapidamente, lasciando il luogo dell'incidente. Altri non ce la fecero. Già poche ore dopo l'incidente sono iniziate le immersioni dei sub per ispezionare locali allagati dalla stazione, al fine di cercare sopravvissuti. Il giorno dopo l'incidente è stato possibile salvare due persone che erano rimaste all'interno di sacche d'aria. Tuttavia, a causa delle macerie accumulate, la probabilità di trovare altri sopravvissuti è stata valutata improbabile. Il 20 agosto inizia il pompaggio dell'acqua dai locali della sala macchine. A questo punto erano stati trovati 17 corpi, mentre 58 persone erano ancora disperse. Man mano che i locali interni della stazione venivano liberati dall'acqua, il numero dei cadaveri ritrovati cresceva rapidamente, raggiungendo il terribile numero di 75 persone decedute. Il 23 agosto i lavori presso la centrale idroelettrica hanno iniziato a passare gradualmente dalla fase di operazione di ricerca e soccorso alla fase di ripristino di strutture e attrezzature. Durante i lavori sono stati smantellati e rimossi più di 5.000 metri cubi di detriti. Oltre 277.000 metri cubi di acqua sono stati pompati fuori dai locali della stazione. Per eliminare l'inquinamento da idrocarburi nelle acque dello Yensei, sono state installate 9.683 metri di barriere e sono state raccolte 324 tonnellate di emulsione contenente olio, prevalentemente uscito dai trasformatori e dai recipienti di lubrificazione. Ovviamente, la centrale è stata chiusa dopo l'incidente del 17 agosto 2009. L'impianto ha ripreso le operazioni il 24 febbraio 2010, riavviando temporaneamente alcune delle turbine che avevano subito danni minori, ma tutte sono state sostituite in sequenza con apparecchiature aggiornate e più efficienti. A partire da novembre 2014 tutti e 10 i generatori erano operativi.
Il 16 agosto 2009, alle 23.14, la turbina numero 2 è stata messa in funzione con carico regolabile sotto il controllo automatico dell'ODU Siberia. In pratica, le variazioni dei settaggi della turbina e del generatore venivano eseguiti in automatico da remoto e non dalla sala controllo della centrale. Questo avveniva per soddisfare le necessità di energia elettrica sulla rete siberiana, che non erano di competenza e conoscenza della sala controllo di Sayano. Il 17 agosto 2009 erano sotto controllo remoto automatico dell'ODU Siberia tutte le unità, tranne le numero 3, 6, 8 e 10, su cui agivano dalla sala controllo locale della diga. Purtroppo, il controllo automatico di potenza non ha tenuto conto delle condizioni effettive delle apparecchiature idroelettriche installate e vennero eseguite variazioni di potenza su tutte le turbine per tutta la notte. Sebbene l'unità 2 fosse stata ristrutturata a fine marzo, un mese dopo questa ristrutturazione, l'unità ha iniziato a mostrare un aumento del tasso di vibrazione della turbina. Da progetto, una vibrazione con un'ampiezza di picco di poco meno di 200 micron è tollerabile e dentro i limiti di rottura per fatica dei materiali. Ma guardando i dati della tabella che vi sto mostrando, che indica alcuni valori registrati dal sistema di controllo nel preciso istante dell'incidente, ovvero le 8.13, l'unità 2 era 475 MW e le vibrazioni registrate erano arrivate a 840 micron con le apparecchiature che controllano la quantità di acqua in entrata alla turbina aperta al 69%. Confrontiamola con l'unità 5, che operava a 570 MW e con la stessa apertura di paratoie. Si capisce chiaramente che qualcosa non andava. Con la stessa apertura c'erano 95 MW in meno e una quantità di vibrazioni 5 volte superiore. In questa situazione, al fine di garantire un funzionamento sicuro, l'ingegnere capo della centrale, che era alla stazione già dalle 6.35 di quel giorno, avrebbe dovuto prendere la decisione di fermare la turbina e metterla fuori linea. Invece, rimase sotto controllo remoto per tutto il tempo. Secondo l'analisi degli archivi informatici, nel periodo da aprile fino al 17 agosto è stato osservato un aumento delle vibrazioni sui cuscinetti della turbina numero 2, che si riflette nel grafico che state guardando. Il sistema di monitoraggio permanente delle vibrazioni installato sull'unità idraulica numero 2 svolgeva un compito informativo importante per il personale operativo e la dirigenza. In effetti, molte delle vittime erano ingegneri che erano sul posto per indagare sulle cause di queste ampie vibrazioni. Le turbine Francis di Sayano erano composte da una spirale di alimentazione, o chiocciola, alimentata dalla condotta forzata. Nella parte più centrale di questa spirale c'era un anello di predistribuzione del diametro di 8,4 metri, che tramite pale fisse convogliava l'acqua verso il distributore. Questo è formato da 16 pale che ruotando sul proprio asse controllano il flusso dell'acqua in ingresso alla turbina. Variando l'apertura di queste paratoie, che potremmo definire deflettori, variano i parametri di funzionamento della turbina. L'acqua, quel giorno, aveva una prevalenza di circa 220 metri e con le paratoie del distributore aperte al 69%, la colonna d'acqua che spingeva sul predistributore produceva una forza di sollevamento di circa 1628 tonnellate. L'indagine sulle cause del disastro è stata condotta immediatamente dopo l'incidente. È stata istituita una commissione del comitato investigativo sotto la direzione dell'ufficio del pubblico ministero. Il 3 ottobre 2009 è stato pubblicato il rapporto ufficiale sull'incidente di Sayano-Shushenskaya. In sintesi, il rapporto afferma che l'incidente è stato causato principalmente dalle vibrazioni della turbina numero 2, che hanno provocato danni da fatica ai supporti della turbina, compresa la sua copertura. Il rapporto ha inoltre rilevato che, al momento dell'incidente, erano assenti i dadi su almeno 6 bulloni che tenevano in posizione il coperchio della turbina. Dopo l'incidente sono stati esaminati 49 bulloni recuperati. 41 di essi presentavano crepe da fatica. Su 8 bulloni, l'area danneggiata dalla fatica ha superato il 90% dell'area della sezione trasversale totale. Il giorno dell'incidente, sotto la spinta della colonna d'acqua, i bulloni che tenevano in posizione il coperchio della turbina si sono rotti. La turbina rotante con il suo coperchio, il rotore e le parti superiori è saltata fuori dall'involucro, distruggendo la sala macchine e le attrezzature in essa contenute. Il 23 marzo 2011 il comitato investigativo ha annunciato il completamento delle indagini penali
e il 15 luglio 2013 si è svolta l'udienza preliminare. Gli imputati erano il direttore della filiale di JSC Rushydro, Nikolai Nevolko, l'ingegnere capo della stazione, Andrei Mitrofanov, e i suoi vice Shervarli e Nikitenko, nonché i dipendenti del servizio di monitoraggio delle apparecchiature della centrale, Matvienko, Beloborodov e Kliukac. Il 24 dicembre 2014 il Tribunale cittadino di Sayanogorsk ha emesso una sentenza per gli imputati. Sono stati giudicati colpevoli Nevolko e Mitrofanov, condannati alla reclusione in una colonia penale per 6 anni. Shervali è stato condannato a 5 anni e mezzo, Nikitenko a 5 anni e 9 mesi. Matvienko e Kliukac sono stati condannati a 4 anni e mezzo di reclusione con condizionale. Beloborodov è stato graziato. Per 5 anni, il 17 agosto, i sopravvissuti e i parenti delle vittime si sono riuniti presso la diga di Sayano-Shushenskaya per osservare un minuto di silenzio e protestare contro le perplessità giudiziarie del caso, brandendo cartelli con slogan «Abbiamo aspettato 5 anni prima che venisse inflitta la punizione». La centrale turbine della diga di Sayano è stata completamente restaurata e tutte le turbine, i generatori, i quadri elettrici, i trasformatori e il sistema di controllo sono stati sostituiti con modelli più moderni e prestazionali, aumentando anche i sistemi di sicurezza e le norme interne di manutenzione e controllo. Come sempre, prima di mettere in sicurezza qualsiasi cosa ci deve scappare il morto e qui purtroppo sono stati 75.